Salve amici e ben ritrovati in un nuovo video. Se state guardando questo video è perché vi siete perso l'hotspot sul vostro iPhone. Che cos'è un hotspot? L'hotspot è una funzione dell'iPhone che una volta attivato ci genera una rete wifi che è in grado di condividere con altri dispositivi il proprio traffico dati internet della propria SIM. Come si attiva? È semplice, basta andare in impostazioni dell'iPhone e poi bisogna andare a cliccare su hotspot personale e attivare il pulsante consenti agli altri di accedere. Dopodiché si passa a password wifi, si clicca e si va a inserire una password, poi si clicca su fine. Da qui in poi il vostro iPhone è pronto per la condivisione in wifi. Hotspot ancora non funziona? Forse avete una SIM virtuale e dobbiamo attivare il roaming. E allora andiamo in impostazioni, cerchiamo cellulare, clicchiamo su cellulare e cerchiamo la voce roaming, sicuramente disattivato, entriamo in roaming, premiamo sulla spunta e attiviamo il roaming. Ancora non funziona? E allora dobbiamo configurare l'APN. Attenzione, prima di attivare il vostro hotspot per la condivisione dei vostri dati internet, controllate se il vostro operatore dispone di questo servizio e inoltre controllate se la funzione è gratuita secondo il vostro piano tariffario per non incombere in spiacevoli sorprese. Allora, in questo video vi mostrerò soltanto 4 configurazioni APN e vi faccio vedere H3G, perché è quella che io ho sul telefono, e le tre più, diciamo, ostiche, e sono la Iliad, la Lika Mobile e la Ho Mobile. Poi a fine video vi farò vedere due tabelle che comprende un riepilogo dei maggiori gestori telefonici in Italia con tutti gli APN, stessa tabella che vi metterò anche nella descrizione di questo video. Partiamo con H3G. Si va su impostazioni del nostro iPhone, entrati in impostazioni si va a cliccare su cellulare, entriamo in cellulare e andiamo in rete dati cellulare. Una volta entrati qui avremo la tabella riassuntiva di dati cellulari e dobbiamo controllare che l'APN sia 3.i. La parte centrale sono per gli MMS, non ci interessa, e poi ci spostiamo in hotspot personale e andiamo a vedere che ci sia copiato la stessa voce 3.it. Attenzione, notate bene che in nome utente e password, sia in dati cellulari che in hotspot personale, sono vuoti, non sono compilati e quindi non dovete metterci nulla. Avviso importante, una volta che avete inserito tutti i dati, per confermare l'operazione dovete cliccare sul tastino cellulare, quella con la scritta blu, in alto a sinistra. Non cliccate il tasto home, altrimenti annullate tutto l'inserimento. Vediamo l'IAD, impostazioni, entriamo nel menu, cerchiamo dati cellulare, clicchiamo, rete dati cellulare, clicchiamo e andiamo a controllare l'APN in dati cellulari, che sia semplicemente l'IAD, MMS la saltiamo perché non ci interessa, e poi andiamo a controllare hotspot personale che APN abbia la stessa voce l'IAD. Anche qui per le voci nome utente e password non ci sono, sono vuote. E usciamo dal menu come sappiamo. Vediamo Lika Mobile, solita operazione, andiamo in impostazioni, cellulare, rete dati cellulare e andiamo a controllare l'APN dati cellulare, che in questo caso possiamo vedere che l'APN c'ha il suo indirizzo dedicato e poi nome utente LMIT, quindi sarebbe una sorta di limit, e la password è plus. La stessa cosa dobbiamo poi ripeterla sotto nella hotspot personale, la dobbiamo copiare tale quale. Quindi abbiamo visto che per Lika Mobile rispetto agli altri gestori abbiamo un nome utente e una password da aggiungere. Stessa cosa anche qui, per uscire dal menu cliccare sulla voce cellulare in blu in alto a sinistra e non con il tasto home, altrimenti si annullano le modifiche. Ho Mobile, solito, impostazioni, cellulare, dati cellulare. Andiamo a controllare l'APN in cellulare se sta al suo posto e poi a hotspot personale l'andiamo a ricopiare tale quale. Usciamo sempre cliccando su cellulare e abbiamo configurato anche questo. Di seguito vi mostro in due tabelle un riepilogo degli APN della maggior parte dei gestori italiani. Non vi resta nient'altro che sostituire l'APN nei campi vuoti. Dove c'è menzionata la username e la password ce la mettete,
Se username e password non sono nominate, vuol dire che le dovete lasciare in bianco. Spero che il video sia stato utile, regalatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale per restare in contatto. Alla prossima!